una vera e propria meraviglia sotterranea di quelle che non ti aspetti. Sotto la Santa Casa, accanto alla chiesa di Sant'Abbondio, lo splendido ipogeo costruito negli anni 30 del 600, gli anni della Grande Peste, dai teatini. Questo ambiente, destinato alla sepoltura dei membri della comunità religiosa, viene utilizzato fino al 1788. Erano presenti qui a Cremona due teatini pittori che vennero probabilmente impiegati per la decorazione, non a fresco ma a tempera, della volta della stanza centrale, che porta scene con la passione di Cristo e immagini delle anime purganti, emblemi, motivi decorativi per i quali si utilizzano ossa o teschi o scheletri di morti. Una stanza centrale e due corridoi laterali con ai lati i letti funebri. Venivano seppelliti senza una bara, senza una cassa, semplicemente vestiti con l'abito religioso, coperti da calce viva per evitare gli inconvenienti della decomposizione, e poi quando i resti si erano completamente disfatti venivano raccolti e collocati nell'ossario che sta nel pavimento al centro della grande camera. Gioiello nascosto della Cremona sotterranea, tutto da riscoprire.